Nell'ultima lezione abbiamo cercato di mettere in evidenza alcuni degli elementi e dei temi, seguendo appunto lo schema di Bruggemann, contenuti nel libro del Genesi. Faccio un veloce riepilogo dei punti trattati assieme, anche se in questa lezione non abbiamo l'ausilio tecnico per impegni sopraggiunti dal fratello che ci permette di vedere le diapositive per cui faccio affidamento sui vostri preziosi appunti. Abbiamo visto partendo dalla, dal racconto della creazione, sia dell'uomo che della donna, ci siamo soffermati ancora sui termini Adam e Avva, dove il primo sta per umanità e il secondo per vita. Abbiamo visto la mappa, o se preferite la mappatura del giardino dell'Eden, propostaci cioè, attraverso una rielaborazione di una fantastica o fantomatica cartina geografica del tempo. Ci siamo soffermati sul simbolo del serpente e i suoi rimandi alla cultura egiziana nella figura di Apep. Abbiamo visto poi il diluvio e la nuova creazione, quindi nel racconto inerente Noè, abbiamo visto l'espressione di condanna da parte di Dio nei confronti della malvagità e della corruzione del genere umano, ma una condanna che non è mai sterminatrice ma una condanna che si manifesta in una rappresentazione della salvezza del giusto. C'è sempre un residuo che Dio tira fuori dalla corruzione, dalla perversione del genere umano e su quel residuo ricomincia la sua opera creatrice. In tal senso si muove anche la chiamata di Abramo, chiamato da Ur, dei Caldei e attraverso il quale Dio stabilisce il berit ossia il patto l'alleanza un patto che ha dei suoi momenti di prova quello più alto è raccontato nel capitolo 22 di Genesi quando Dio chiede ad Abramo di sacrificare il proprio figlio Isacco abbiamo visto come elemento il monte Moria che per il mondo ebraico corrisponde al monte di Sion, è il luogo dove è stato edificato il Tempio di Gerusalemme e dove purtroppo attualmente risulta essere la moschea di Omar, quindi un luogo del culto e della fede islamica. Siamo così giunti al punto ultimo della lezione precedente. Siamo al terzo schema di Bruggemann, lo schema dedicato al ciclo di Giacobbe, che vi ricorda quella sezione del libro del Genesi che va dal capitolo 25 verso 19 al capitolo 36 verso 43, il cui sottotitolo è la chiamata di Dio contrastata. Di questa sezione ho scelto di presentarvi come elemento i figli di Giacobbe. Ma prima di giungere ai figli di Giacobbe, che stanno poi a rappresentare la nascita delle tribù di Israele, anche questo ciclo, così per come era successo per altre storie precedenti, sin dall'inizio abbiamo il bene contro il male, abbiamo poi trovato e troviamo Seguendo in maniera progressiva i capitoli del Genesi Caino contro Abele, troviamo in questo ciclo Esaù contro Giacobbe. Giacobbe è il nostro personaggio, il personaggio che ha scelto anche Brugheman a cui ha affidato questo ciclo di narrazione, ma chi è Esaù? Esaù ci viene presentato nel testo anche con un altro nome, che è quello che tradotto vuol dire rossiccio spero che da attenti studenti ma anche da attenti lettori della scrittura ricorderete che l'altro nome di Esaù è Edom che vuol dire rossiccio ma Edom rievoca un popolo implacabilmente ostile ad Israele il popolo degli edomiti per cui queste due figure e se ci proiettiamo nel futuro del genesi ma se partiamo da oggi andiamo al passato del genesi Giacobbe riceverà come nome il nome di Israele quindi abbiamo Israele contro gli edomiti questa lotta di questi due fratelli rappresenta anche il conflitto di questi due popoli e nel conflitto di questi due popoli ci sono altri due elementi che si innalzano in questa storia. Quello di Betel al capitolo 28 dove Giacobbe ha un sogno, ha una visione e stabilisce in quel luogo una pietra dove innalza lodi e ringraziamenti al Signore, ma un racconto che ci presenta anche il culto di Betel, quello che diventerà un luogo sacro e santo per l'adorazione di Yahvé. Capitolo 28. Capitolo 32. C'è un altro incontro di Giacobbe, questa volta non con una teofania, ma si parla di una lotta con l'angelo del Signore e ricorderete il posto che per alcuni è Peniel per altri è Penuel dove lui vede combatte faccia a faccia con Dio tra questi due estremi Betel e Peniel c'è all'interno la storia di Giacobbe fuggiasco davanti ad Edom ma Fugiasco trova rifugio da Labano. E in questi capitoli che narrano della permanenza di Giacobbe di colui che sarà chiamato Israele da Labano. In questi capitoli, noi troviamo il racconto di quelli che sono i figli di Giacobbe, figli che lui avrà, da Lea, o se preferite, da Lia, e da Rachele che sono le due figlie di Labano che lui sposerà. Non entriamo in tutti i particolari del racconto di Giacobbe, ma non solo da queste due donne che saranno le sue mogli, ma anche dalle loro serve. Io vi faccio velocemente l'elenco dei figli di Giacobbe. Da Lea, o se preferite, da Lia, sua prima moglie. Avrà come figli Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon. È una femmina Dina. Quindi Lea darà a Giacobbe sette figli, nell'ordine del racconto, ci sono figli che vengono poi da Bila che è la serva dell'altra moglie Rachele. Bila darà a Giacobbe Dan e Neftali. Zilpa, che è la serva di Lea, gli darà Gad e Asher. Rachele, che era la moglie amata, gli darà Giuseppe e Beniamino. Giuseppe sarà sostituito nelle dodici tribù dai figli di Giuseppe, Manasse ed Efraim. Quindi se noi guardiamo a questo racconto, già dall'Esodo, dai tempi in cui le dodici tribù avevano la loro storia, avevano le loro tradizioni, il racconto di Genesi, da 29, a finire al capitolo 30, non è altro che l'embrione della nascita e dello sviluppo delle dodici tribù di Israele. Vi dico questo perché noi dobbiamo cominciare ad avere questa onestà davanti al libro del Genesi. Molte volte ci poniamo nella fascia del tempo, calandoci ai tempi del libro del Genesi e immaginando che quelle storie che ci vengono raccontate, narrate e proposte dal Libro del Genesi stiano accadendo in quel preciso momento. Questa è la più grande ambizione, presunzione che si possa avere. Ma siccome noi siamo degli onesti studiosi, riconosciamo facilmente che il testo narra di cose già accadute e quindi più che avere una proiezione nel futuro è dal futuro che si sta guardando al passato che è stata, un passato che serve a vivere il presente del racconto, un presente che si rinnova e nel rinnovarsi del presente questi scritti riescono a parlare ancora alla nostra vita ma non sono proiettati al futuro. Il libro del Genesi, e soprattutto nella sua prima parte, è un resoconto di cose accadute. Ultimo ciclo dello schema è quello dedicato a Giuseppe, capitolo 37, a finire al capitolo 50. In questa sezione ricorderemo tutti quanti un elemento che spicca da tutto il racconto inerente a Giuseppe. Cosa ricordiamo? Giuseppe sogna, Giuseppe interpreta i sogni, non solo, Giuseppe vede l'esito e quindi vede l'avvenire, l'accadere dei sogni o avuti o interpretati. Quindi a fianco a Giuseppe c'è un altro protagonista di questa sezione, che è il sogno. E nella cultura orientale, e molto particolarmente nella cultura egiziana, il sogno era qualcosa di speciale. In maniera generale il sogno rappresentava per chi sognava l'incontro con le divinità. Il sogno era un poter scendere in un'altra vita, era un modo per conoscere il futuro e quindi avere rivelazione su cose che dovevano accadere. Questo in maniera generica, ma in maniera specifica in Egitto si riteneva che il faraone, in quanto figlio di Dio sulla terra, Comunicava con le divinità e quindi con l'aldilà attraverso il sogno. Nella cultura egiziana, il faraone tante volte si procurava il sonno per avere dei sogni. Ecco perché troviamo nei racconti di Giuseppe il faraone che ha la necessità di comprendere i sogni che ha avuto perché per lui quei sogni sono la rivelazione dell'aldilà per il suo presente che egli governa e lui è il rappresentante della divinità lui è il figlio di dio sulla terra ma tra queste realtà spicca la figura di Giuseppe che è un uomo particolare che ha la capacità che ha il dono non solo di sognare, ma di interpretare i sogni. E nel mondo orientale colui capace di interpretare i sogni è il sapiente per eccellenza, è il vero sapiente. Ecco perché troviamo più di un'espressione dove il faraone e gli altri devono riconoscere che lo spirito, che Dio è dalla parte di Giuseppe, perché Giuseppe riesce a dare le interpretazioni. Che i sapienti egiziani non riescono a dare. Questo è l'aspetto del sogno. Ma per quanto concerne il sogno personale di Giacobbe che ci apre la sua storia, che ci apre la sua disavventura, che ci ripresenta ancora una volta il conflitto tra fratelli. Questa volta saranno più fratelli contro uno solo. Conosciamo la sua vendita, conosciamo cosa accadrà in Egitto, ma c'è una conclusione che ci viene proposta al capitolo 45: tutto questo è accaduto affinché voi foste preservati, foste salvati, dirà Giuseppe ai suoi fratelli. Giuseppe comprende che quanto è accaduto è nel volere di Dio e questo per noi che cosa significa? Che la provvidenza di Dio, l'opera di Dio è superiore alla storia del singolo individuo. Dio non solo è il regista, ma Dio è il protagonista del libro del Genesi. Non commettiamo l'errore di fermarci su Giuseppe, su Giacobbe, su Abramo e su tutti gli altri uomini e qualche donna che ci viene presentata nel libro del Genesi. Genesi ci presenta l'unico protagonista, il creatore, colui che è al di sopra della creazione, colui che scende dalla creazione nelle faccende dell'uomo perché è interessato alla vita dell'uomo, colui che permette che Giuseppe sia venduto affinché attraverso la vendita di Giuseppe il suo finire in Egitto sia preservato all'intera sua famiglia e di conseguenza il popolo di Israele. L'Israele di Giacobbe. Quindi è Dio che annuncia il libro del Genesi. Non soffermiamoci sui singoli particolari, ma cerchiamo Dio che è nel libro del Genesi. Qui avrei terminato sugli schemi, ma. Sono diverse le sollecitazioni ricevute dagli studenti su questo libro, del quale adesso ho appena detto di ritenere e di cercare Dio che opera e si manifesta. Ma i racconti suscitano tanta curiosità e spesso si alimentano anche delle fantasie. Però noi con l'aiuto del Signore stiamo cominciando a comprendere quello che è il messaggio che questo libro desidera che noi possiamo ritenere. Ma le sollecitazioni vanno rispettate e vanno onorate. Ne ho ricevute due, non le cito tutte e due perché so che per tempo ne tratterò solo una. Dio Piacenda, la prossima riceverà risposta nella lezione successiva e poi tra una lezione ed altra può succedere che arrivi ancora qualche altra sollecitazione e quindi il nostro desiderio di uscire immediatamente dal libro delle Genesi potrebbe vederci passeggiare in questi sentieri per più di qualche lezione però se ci sono le sollecitazioni quindi c'è il piacere di vagare di viaggiare tra queste storie lo facciamo con tanto piacere. Qual è la sollecitazione? La sollecitazione è dopo il peccato, la nascita di Caino ed Abele. Innanzitutto dovremmo tenere presente la lotta che il serpente rappresenta, il male che si va a scontrare sullo, contro l'umanità creata da Dio. La lotta che ci viene ricordata dalla condanna ancora di Dio, quindi il serpente che cercherà di mordere il calcagno e la progenie, la vita che viene dalla donna lotterà, calpesterà, alla fine della lotta calpesterà il capo al serpente. Già il capitolo precedente ci presenta attraverso la condanna che c'è una lotta tra il bene e il male, c'è una lotta tra l'umanità che Dio ha creato e il male che è poi raffigurato nell'avversario di Dio, colui che è il primo ribelle, che cerca di indurre la creatura divina a ribellarsi al suo creatore. Il racconto di Caino e Dabele noi lo troviamo nel capitolo 4 del Genesi. Io vorrei, partendo dal testo biblico, non leggendo tutti i 26 versi, ma augurandomi che tutti gli studenti abbiano una Bibbia a portata di mano e chi non ce l'ha, in questo momento la vada a prendere, la tiri fuori dalla borsa e apra al capitolo 4. Del Genesi. Io faccio riferimento qui davanti a me una nuova diodati e leggo da questa, pur sapendo che triste è spesso la traduzione di questo testo, ma ci atteniamo all'italiano. Io non voglio leggervi tutti i versi, però vorrei farvi notare che se noi leggiamo i primi due versi che dicono or Adamo conobbe Eva, ma sarebbe più corretto l'uomo conobbe la donna senza sua moglie, perché moglie è già un'interpretazione, conobbe la sua donna, la quale concepì e partorì Cain e disse ho acquistato un uomo dall'Eterno e questo è il significato del nome Cain più precisamente ho comprato un uomo con Dio poi partorì ancora bene suo fratello e Abele divenne pastore di Greggi mentre Caino divenne lavoratore della terra se noi andiamo a leggere al verso 17 e Caino conobbe sua moglie della concepì e partorì Enoch il racconto fila e qui abbiamo la genealogia di Caino, ma potremmo fare ancora un altro tentativo, saltando e non ripartendo dal 17, ma dal 25 e legge. Quindi Adamo, conobbe ancora la sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò sette, perché ella disse, Dio mi ha dato un altro discendente al posto di Abele. Ci troviamo di fronte quindi a quella che è una parte delle Toledot, ricordate a queste generazioni che dettano i tempi del libro delle Genesi, da Adamo ed Eva, o se preferite, dall'uomo e dalla donna, abbiamo Caino e Abele. Abele vuol dire soffio, vapore, e infatti è un soffio. Perché passa immediatamente, così come nasce, muore. Non abbiamo una parola di Abele, sappiamo soltanto che egli fa un'offerta a Dio. La parola sacrificio già è un termine molto avanzato perché richiama il fuoco. E in questo racconto, nell'offerta di Caino ed Abele, non si parla di fuoco, c'è un fuoco, che è quello che arde dentro Caino. Quindi questo racconto, più che essere la storia di Caino e di Abele, è la storia di Caino. Chi è Caino? Caino è colui che è il padre dei caniti, un altro popolo oppositore al popolo di Israele. Perché i caniti sono oppositori ad Israele e sono nemici avversi a Dio. C'è la spiegazione, perché i caniti sono uomini di violenza, sono uomini di sangue e il loro padre Caino è stato un omicida, ha ucciso suo fratello Abele, ma Dio non ha condannato in maniera definitiva Caino per l'omicidio del fratello. Dio ha fatto sì che Caino non fosse ucciso, e questo ci dice che l'Iddio del Genesi è vita: uomo, donna, da loro Caino e Abele. C'è una vita che continua e Dio è a favore della vita. La morte è un avversario di Dio: ecco perché poi troveremo nel Nuovo Testamento cosa che già ci spinge a un'interpretazione che Gesù ha sconfitto la morte. La morte è vista come un avversario di Dio perché Dio è vita e ciò che procede da Dio è sempre e sarà sempre vita. Tutta la genealogia che parte dal capitolo 17 ci presenta poi che cosa? Che Caino ha dei figli, ha Enoch, che è il padre di una città, abbiamo l'urbanesimo. Tra i figli di Caino abbiamo ancora Jubal, che è il padre dei musicisti. Poi abbiamo Tubal Cain, che è il padre di quelli che maneggiano il ferro e quindi della tecnologia. Troviamo che tutto ciò che procede da Caino, sviluppo delle città, tecnologia, arti. Sono tutte cose che procedono da un uomo omicida, da uno che ha tolto la vita. E questo ci dice che tutto ciò che non ha il sentimento della vita produce morte. Qual è la conclusione di questa storia? C'è la conclusione che Caino sarà cacciato, ma Ava che è vita, Eva cosa farà? insieme naturalmente all'uomo, avrà un altro figlio che è Set. Da Set discende Noè. Questo che cosa ci dice? Che se da una parte c'è un genere umano che è omicida, che è violento, che è per la morte contro Dio, Dio si provvede all'uomo e alla donna Set, che è l'uomo che poi sarà il padre di Noè. Da cui ci sarà il popolo che Dio chiamerà e preserverà nel corso dei secoli. Vedete, c'è questa lotta tra la vita che Dio cerca di far sviluppare e quella che cerca di debellare. Un altro inciso sulla storia di Caino e Abele è sulle offerte. Abbiamo una traduzione che ci farebbe vedere Dio che sceglie. Dio preferisce Abele a Caino. E noi in questa preferenza siamo a volte indotti ad esprimere dei giudizi, cosa che fa anche il Nuovo Testamento. Ma Genesi ci vuol far conoscere Dio e non ci vuol dire che Dio fa delle differenze ma ci vuol dire che Dio, in quanto Dio, è padrone di scegliere. Questa è la nostra difficoltà, perché vista dal lato umano, quando due uomini cercano di avere un incontro con Dio, piuttosto che di affidarsi alla scelta di Dio, fanno concorrenza. E la concorrenza crea violenza e produce omicidio. Caino e Abele, Esaù, Giacobbe. Produce lotta. L'Iddio della Bibbia deve essere riconosciuto come Signore, che può dire: Oggi scelgo te, domani potrò scegliere l'altro. Questo è molto difficile da accogliere, ma l'Iddio del Genesi è colui che è sovrano, è colui che decide: Oggi te, domani l'altro. Noi vogliamo imparare a conoscere Dio così come la Bibbia ce lo presenta e non le interpretazioni e tante volte anche le traduzioni. Sicuramente queste cose solleticheranno altre domande che sarò ben felice di accogliere e di ampliare nella lezione prossima. Dio vi benedica e vi do appuntamento alla lezione successiva.